notte ti porta consiglio, si studia senza un appiglio, una giorno in una è meglio, rende il cervello più sveglio. E allora vieni con noi, non dormire se puoi, Paranormal Creativity, il tuo genio è da brividi. Se non mi condividi, non mi scrivi, non mi ispiri, non mi liberi, allora clicca su e Creativity. Niente, devi concludere sempre così. Sempre così, mi dispiace. Va bene, questa era la nostra sigla. Benvenuti alla seconda puntata di Paranormal Creativity. Siamo arrivati Michele, fino alla seconda. Michele e Giuseppe, quante volte ti devo dire che non devi parlare, non ti devi sovrapporre. Allora, sono cadute le matitine, guarda un po'. Ok, perché questa è la mia stanzetta, devi sapere, Michele. Io ti posso cacciare quando vuoi. Hai ragione, comandi tu. Vabbè, oggi parliamo di condivisione. Questo è il nostro primo vero argomento, perché la prima puntata diciamo che siamo andati un po' a zonzo, va? Senza un canovaccio, un'improvvisazione diciamo libera. Infatti è andata male, malissimo. Ci scusiamo con tutti i nostri radioascoltatori, anche se sono impropriamente radioascoltatori. Esatto. Cioè siete noi siamo degli youtubers in questo caso, anche se forse anche youtubers, no? Una via di mezzo tra le due cose. Una via di mezzo, sì. Non complichiamoci molto. Oggi parleremo di condivisione e stavo proprio parlando con te fuori onda della tua bellissima maglietta, ecco, una cosa in una t-shirt, esatto, ecco. Una t-shirt diciamo da non è la telecamera che la rende così celestina, è proprio lui che è questo così. È un celeste anni 90, esatto. Diciamo un celeste inedito, diciamo direttamente dall'azienda dismessa della, esatto, China, così diciamo la tipica t-shirt del rappresentante. No, invece guarda esatto, invito tutte le persone ad acquistare la maglietta di Young Gears. Sì, tra l'altro dietro c'è scritto Giuseppe. Ah no, sulla manica, guarda da qui. Ok, esatto. Me lo sono scritto io. Dai. Mania di protagonismo. Ma no. Quindi hai messo questa maglietta in occasione del mio esame di maturità che si è tenuto praticamente qualche mese fa. Quindi un fantastico momento di condivisione. Esatto, in quel giorno. Ma che cosa hai condiviso? Niente, perché non sapevi niente. Beh, in effetti ignorante. Il 90% di quello che ho detto è stata mera improvvisazione, esattamente come in questo preciso istante, diciamo. E se in questo momento ti stessi ascoltando una tua professoressa o un tuo professore, che cosa gli diresti? Questa cosa non l'avevo messa in conto, onestamente. Suonagli una canzone, vai, una canzone, perdono. Certo. Tiziano Ferro, no. No, questa no, è sbagliata. Purtroppo. Per Tiziano Ferro un po' arrugginito, no, diciamo, Tiziano. In questo periodo. Chiedo perdono. Sì, vabbè, abituatevi, perché queste sono le freddure di Michele. Perdonateci, sì. Anzi. E vabbè. Questa è anche condivisione. Se magari decidete di condividere questo video con gli amici, noi vi diciamo grazie. A nome mio, a nome suo, però più mio che suo. E per quanto riguarda invece la condivisione, fammici pensare. Ecco, l'ultima cosa che ho condiviso sarà stata una ricetta, no? Io amo molto cucinare, devi sapere. È un mestiere bellissimo. Non è un mestiere, è una passione. Una passione. La voglio tenere come passione, perché se fosse un mestiere, io, guarda, sono con tutti i ristoratori, i camerieri, certo. Tutte quelle persone che lavorano dietro la cucina, per la cucina e con la cucina. Con dedizione. E devo dire che, ecco, sono veramente con loro, perché il lavoro del cuoco è sicuramente una grande passione, ma è molto faticoso, secondo me, perché io quando cucino poi mi ritrovo, ecco, bagnato praticamente. Quindi meglio stare ai fornelli, farlo per hobby, cucinare per una grande passione. Sei curioso di mangiare qualcosa dei tuoi piatti, diciamo? Non ti conviene. Io lo faccio proprio per decimare la popolazione. Cucino io, quando cucino io spariscono tutti, quindi dai. Fa niente. E niente, io amo condividere queste cose. Poi non ne parliamo, le Instagram stories, tutte queste cose. Secondo te, io ti chiedo questa cosa, è meglio scondividere a questo mondo? Beh, Gigi Manzullo. Ci sono. è una domanda trabocchetto, potremmo dire. No, sì. Diciamo che scondividere oggi forse potrebbe quasi essere un'esigenza per certi versi, perché ci ritroviamo a letteralmente condividere qualsiasi momento della nostra vita, almeno può capitare così in alcune giornate, e questo potrebbe reprimere la nostra intimità, quindi a volte potrebbe essere un bene scondividere
qualcosa che potrebbe, come dire, riguardare noi e che invece decidiamo di allargare a troppe persone, forse. Però, c'è una sfera privata. Però torniamo un attimino all'argomento principe, cioè la creatività. Questo programma si chiama Paranormal Creativity. Certo. Creatività senza condivisione che cosa sarebbe? Nulla. Assolutamente. La creatività infatti è qualcosa che deve essere allargato agli altri. Johnny Greenwood, un chitarrista che io amo da morire. Il mio vicino di casa, esatto, esatto. Infatti c'è un bel giardino molto Greenwood, devo dire. È un personaggio. Perché mi devi far ridere così, in maniera finta, giusto per salvare il programma? Esatto, in effetti. Non mi far sforzare, perché? Perché lui praticamente sostiene che la musica è tale solo se rivolta ad un pubblico, quindi se diventa condivisione, in quel momento la musica diventa qualcosa di letteralmente terapeutico anche. E quindi perché non allargare questa canzone agli altri? E ogni processo creativo, perché possa andare avanti? Sto ridendo perché sto pensando a un'altra cosa, ma purtroppo non la posso dire. Dai, dai. No, non posso dirla. Sì, effettivamente la condivisione, tu pensa, ci abbiamo dei dati qui davanti al nostro schermo, perché ovviamente anche noi ci avvaliamo della tecnologia di internet per cercare queste cose, e ci sono in questo momento milioni di post che vengono condivisi, ma soprattutto parliamo per esempio delle fake news, di tutte quelle notizie che un po' prendono in giro le persone. Ovviamente siamo noi a farci prendere in giro, perché nella realtà dovremmo, ecco, cercare di essere un po' critici con le informazioni, con le notizie, e quindi fare una ricerca prima di condividere certe cose, anche perché sappiamo che la viralità di certi post è legata molto dal titolo, tipo vieni a dare un'occhiata, Michele Balducci nudo, cose del genere, io me ne vado, ciao. Ecco, magari anche un virus potrebbe essere anche una cosa del genere. Ecco, ti può capitare una freddura di Michele e la cosa ti blocca il computer. Potrebbe gelarti letteralmente. Ecco. Parlando ancora di condivisione, però, so che hai preparato una canzone per questo, anche se non c'è niente, lascia l'ukulele, prendi l'acustica. Prendi l'acustica. Armati di acustica. E vediamo un po' se esce fuori qualcosa. E dalla prossima puntata ti prometto che inaugureremo l'angolo buio di Paranormal Creativity. Cioè, certo. Nella notte di Paranormal Creativity. Un momento romantico. È il momento buio. Esatto. Perché nella prossima puntata si parlerà di notte e creatività. Perché la creatività è più fervida, esatto, di notte, più feconda, esatto. Però prima di salutarci voglio ascoltare una canzone. Assolutamente, ce l'abbiamo. Vai con la canzone. Rigorosamente inventata, ci provo quantomeno a crearla in questo momento, anche a livello testuale, quindi... No, io so che tu scrivi canzoni, sei bravissimo, dai, facci ascoltare una canzone tua. Una canzone mia? Va bene, ci provo. Ma in inglese o in italiano? È in un mezzo inglese, diciamo. Itanglese, un inglese maccheronico, magari. Vai, ti accompagno con l'ukulele. Vai. Questa qui non è una nota, cioè non è un accordo, non è niente. Diciamo che è una via di mezzo tra... Senti, questo è un accordo, io non lo suono, va bene? Va bene. Non ti rovino la canzone. Vado allora. Ecco che l'ho rovinata. No, come rovinarla? Allora, io prometto che nella seconda stagione noi apriremo una seconda stagione, non perché è andata bene questa, ma perché voglio imparare bene a suonare l'ukulele. Esatto. Il nostro obiettivo sarà insegnare l'ukulele a Giuseppe a suonare questo ukulele. Esatto. Ukulele, perché... passione ukulele. Sì, diciamo. Non so, suonaci questa canzone con l'ukulele, vediamo se sei bravo. Ci provo. Anzi, ascoltiamo. Dovrebbe fare così. Sì, vai, aspetta. Così, grazie. Così. Uno scambio strumenti. Prendo Gina qui, come Greta, scusa. Si chiama Greta, che brava. Stai zitta. Dovrebbe fare una cosa tipo... Michael Kiwanuka è questo, no? Più o meno, sembra così del genere.
Let us on the love of fame and across my love train. In a love I say and just blame. You know the silence of eyes in a drama woman play. You know I get to say, oh, it's passing. Oh, it's life, on my way. Goodbye, no, prossima puntata. Ciao Greta! Ciao! Ciao! Ciao!